Ieri giornata dedicata alle problematiche inerenti questo territorio per l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Sopralluogo al casello autostradale della Rosolini-Gela, la visita per le campagne ispicesi, accompagnato dal sindaco di Ispica Innocenzo Leontini, e la sopralluogo al porto di Pozzallo, accompagnato dal sindaco Roberto Amatuna. Piero Giunta ha seguito la giornata dell'assessore Falcone e al suo microfono ascolteremo l'assessore Falcone, il sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna e la sindaco di Ispica Innocenzo Leontini. Assessore Falcone, giornata la sua dedicata a questo territorio. E allora le chiedo come stanno proseguendo i lavori e che idea si è fatta. Guardi, è un'idea secondo cui finalmente in Sicilia c'è un cantiere che produce circa 5 milioni di euro al mese, è una delle più importanti stazioni appaltanti, quella del cantiere di Rosolini Modica, passando per Ispica. Oggi il collaudo e domani apriamo finalmente l'opera 16, che è un'opera importante di viabilità, un cavalcavia, e settimana prossima apriremo anche l'opera 35. Nel frattempo inizieremo i lavori sull'opera 21 per consentire che entro novembre l'opera sarà completamente asfaltata, cioè i primi 10 chilometri saranno completamente asfaltati con la bitumazione. Poi proseguiremo con la collocazione delle barriere, con il verde, con la segnaletica. Insomma, è un cantiere che si sta sviluppando alacremente e noi siamo perfettamente soddisfatti. Vi devo dire, temiamo però una battuta d'arresto a causa del Covid, ma noi vogliamo essere fiduciosi. Questo territorio ha bisogno di infrastrutture per competere con il resto dell'Italia e del mondo. Assessore, questo deficit quanto prevede che sarà colmato? Guardi, Ragusa è l'unica provincia della Sicilia che non ha un chilometro ancora di autostrada. Noi speriamo entro qualche mese di poter togliere questo imbarazzante primato e di poter dare i primi 8 chilometri di autostrada a Ragusa e darne altri 2 a Siracusa. Grazie. Grazie a voi. Sindaco Amatuna, la presenza dell'assessore Falcone a Palazzo La Pira cosa significa per questo territorio? Sì, una grande attenzione che l'assessore Falcone ha dimostrato non solo nella forma ma soprattutto nei fatti. Ci ha finanziato il progetto di progettazione della messa in sicurezza della struttura portuale, ha finanziato l'SP46, la Pozzallo Ispica, che è la naturale via di collegamento tra l'autostrada Siracusa-Gela, il casello e la struttura portuale e la città di Pozzallo. Si è impegnato anche a manutenzionare la nostra struttura portuale. Mi pare una presenza molto opportuna che dimostra la serietà dell'assessore, che non fa solo le promesse ma fa anche i fatti. Io lo voglio ringraziare pubblicamente, al di là delle collocazioni partitiche o politiche. Lavoriamo tutti insieme per la rinascita di questo territorio. Sindaco Leontini, la stessa domanda fatta al suo collega Amatuna. La presenza dell'assessore Falcone cosa significa? Sicuramente attenzione per questo territorio, ma nello stesso tempo una presenza operativa per sciogliere alcuni nodi importanti e ottenere dei risultati preziosi. Uno di questi riguarda proprio il collaudo della opera 16 e del tracciato autostradale Siracusa-Gela, che consentirà domani di aprire una bretella importante per non solo la viabilità rurale, ma per il rapporto tra il centro urbano e la nostra produzione, produttività agricola, e anche uno snodo importante per il trasferimento nella zona balneare, oltre alle arterie più importanti. L'assessore aveva garantito questo, il collaudo lo abbiamo ottenuto e quindi apriremo questa bretella importante, che è stata attrezzata della rete e della segnaletica e che ci consentirà intanto di mettere a profitto questo primo risultato. Nello stesso tempo abbiamo stabilito un cronoprogramma per l'apertura nel brevissimo periodo dell'altra opera, la 35, che consentirà collegarci con la Nardella Passi e quindi di aprire l'arteria più importante di quelle che sono state chiuse negli anni scorsi, 5 anni chiuse, adesso finalmente aperte.
Innocenzo, questo territorio, come detto, ha bisogno di manutenzione e completamento di infrastrutture. E allora, quali sono le richieste che hai fatto all'assessore Falcone? Due in modo particolare: oltre all'accelerazione per questi collaudi e quindi l'apertura di questi viadotti, e poi abbiamo parlato anche dell'opera 42 bis, che significa la realizzazione del canale per lo smaltimento e il flusso delle acque, onde evitare le inondazioni a seguito delle precipitazioni più abbondanti. Abbiamo sollevato all'assessore delle osservazioni anche di carattere tecnico sul canale, che hanno meritato non solo l'attenzione dell'assessore ma anche di tutti i tecnici presenti, perché è vero che il canale si sta realizzando, ma risponde ad un progetto che non è, diciamo così, perfetto rispetto alle necessità del nostro territorio. L'assessore ne ha preso atto, ha parlato con i tecnici e si sta provvedendo a tutta una serie di accorgimenti e operazioni che possano, diciamo così, ovviare alle difficoltà derivanti dalla realizzazione del progetto iniziale, che è un progetto che non è adeguato perfettamente a risolvere il problema del convogliamento delle acque e quindi della eliminazione delle inondazioni. L'altra richiesta che abbiamo fatto, abbiamo portato l'assessore al ponte Cozzomuni, gli abbiamo fatto vedere di che cosa si tratta. L'assessore ha preso impegno, e attraverso un rapporto che nei prossimi giorni stabiliremo con il Genio Civile e l'assessore, l'assessore ha preso impegno affinché un progetto redatto dal Genio Civile in questo senso possa trovare un finanziamento immediato e quindi possa consentirci di realizzare al più presto la ricostruzione del ponte. Era un risultato che tutti aspettavano e noi lo abbiamo messo in cantiere subito con grande immediatezza. Grazie. Grazie. Roberto, la stessa domanda che ho fatto ad Innocenzo. Guardi, di accelerare al massimo la progettazione esecutiva e quindi la gara d'appalto per la SP46, perché l'assessore Falcone ha finanziato con 12 milioni di euro l'ultimo straccio della Pozzallo-Ispica, che potrebbe andare in gara tra la fine dell'anno e i primi mesi dell'anno prossimo. Quello che chiedevamo noi era questo: collegare la nostra struttura portuale a una grande arteria autostradale, che è la costruenda Siracusa, l'autostrada Siracusa-Gela, e questo non solo nell'interesse della nostra città, ma dell'intero comprensorio, di un intero comprensorio che è fra i più produttivi dell'intero Mezzogiorno. Grazie. Ringrazio l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, il sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna e il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.